Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano gli sfiziosi pinguini. Queste piccole delizie sono buonissime, formate solamente da 3 ingredienti e noi vi assicuriamo che con queste farete un figurone al cenone di Capodanno. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa sfiziosissima ricetta ci serviranno 20 olive grandi denocciolate, una carota, 20 bocconcini di mozzarelline, 20 olive piccole denocciolate, 20 stuzzicadenti. Per prima cosa tagliamo la nostra carota a rondelle di 5 mm e continuiamo così finché non la finiamo tutta. Poi su ogni rondella pratichiamo un triangolino che non deve arrivare fino al centro della nostra rondella, deve stare un pochino più spostato. Poi il triangolino lo tagliamo un pochino di più della metà. Ecco, abbiamo ottenuto il becco che è la parte più piccola e la base che è la parte più grande. Continuiamo così finché non finiamo tutte le rondelle. A questo punto ci occupiamo delle olive e le tagliamo a metà per 3/4 della loro lunghezza. Continuiamo così finché non le finiamo tutte. Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa prendiamo uno stuzzicadente e un'oliva piccola. Infilziamo l'oliva con lo stuzzicadente, la parte grossa deve stare davanti a noi e quella piccola dietro di noi. Poi prendiamo un'oliva grande e una mozzarellina, facciamo entrare la mozzarellina dentro l'oliva grande, molto piano perché sennò si rompe l'oliva grande. Fatto ciò, aiutandoci con lo stuzzicadente, infilziamo anche questi ultimi due. Poi prendiamo una base, facciamo aderire anche quella tramite lo stuzzicadente, poi prendiamo un becco e lo mettiamo nella cavità più grande dell'oliva piccola. E voilà, abbiamo ottenuto il nostro pinguino. Continuiamo così finché non abbiamo finito tutti i nostri ingredienti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri pinguini! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!